Allora, facciamo un po' di osservazioni adesso. Che ce ne facciamo innanzitutto del fatto di poter calcolare la derivata? Se noi possiamo calcolare la derivata, abbiamo delle informazioni sul fatto che la funzione stia salendo oppure no, o scendendo. Più precisamente fare questa proposizione. Supponiamo che f vada da e a valori in r, supponiamo che x con 0 lo prendiamo interno ad e, per comodità, perché per comodità, e supponiamo che esista f' di x con 0 per esempio maggiore di 0. Non stiamo supponendo altro, quindi stiamo supponendo la derivata solo nel punto x con 0. Qual è la tesi? Allora esiste un delta maggiore di 0 tale che se x appartiene a x con 0 meno delta x con 0 più, diciamo, tale che se x appartiene a x con 0 meno delta x con 0, allora f di x è minore di f di x con 0. Se invece x appartiene a x con 0 più delta, f di x è maggiore di f di x con 0. Questo tipo di comportamento, per definizione, questo discorso qui, per definizione, equivale a dire che f sia crescente in x con 0. Attenzione, non è la stessa cosa che è crescente in un intorno di x con 0, è crescente nel punto x con 0. È una definizione, quindi non c'è nulla da capire. Però c'è da osservare che questo poi sarà diverso da quello che sarà la crescenza, per esempio, in un intorno del punto. La dimostrazione banale è quella di prima, cioè è venuta fuori nel teorema precedente, a un certo punto c'era da applicare il teorema della permanenza del segno. Allora io cosa so? So che il limite per x che tende a x con 0 del rapporto incrementale della f è uguale a f' di x con 0, che è così. Allora io so che esiste un delta maggiore di 0 tale che se x appartiene a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, x diverso da x con 0, allora quel rapporto incrementale per il teorema della permanenza del segno è positivo pure lui. Ma dire positivo che significa? Qua dobbiamo distinguere, perché se x è minore di x con 0, questo è negativo. Quindi se stiamo a sinistra di x con 0, cioè qua il denominatore è negativo, allora affinché la frazione sia positiva il denominatore deve essere negativo, cioè f di x deve essere minore di f di x con 0. Se invece siamo a destra di x con 0 il denominatore è positivo, allora affinché la frazione sia positiva il numeratore deve essere positivo pure lui. È chiaro? Quindi quei due casi che abbiamo scritto prima. No, questa è una definizione. Ah, ok. Il teorema va solo da sinistra a destra. Se lo volete invertire, supponendo che la derivata esista, potete solo ottenere che è maggiore o uguale a 0, perché è l'altra parte del teorema. Per esempio, prendete la funzione x cubo. La funzione x cubo è crescente dappertutto. Ok? Monotona crescente dappertutto. Quindi, in particolare in ogni punto, perché questo è un caso particolare,
se x, questo vuol dire che x sta a destra di x con 0, quindi sta a sinistra, quindi f di x è minore di f di x con 0, questo vuol dire che x sta a destra di x con 0, quindi f di x maggiore di f di x con 0. Quindi questa condizione è sicuramente soddisfatta. Applicata nel punto 0, la derivata di x cubo nel punto 0 non fa, non è positiva, ma fa 0. E poi dovete pure supporre che la funzione esista, perché per esempio prendete l'immessa di x cubo, che è la funzione della radice cubica di x, nel punto 0, un'altra volta, la funzione è crescente, quella condizione è soddisfatta, ma la derivata non esiste, perché il rapporto incrementale va a più, è positivo, ma va a più infinito. È chiaro? Quindi il teorema, diciamo, questa proposizione funziona solo da sinistra verso destra, punto. Da destra verso sinistra ci vorrebbe il maggiore uguale, come tesi, e poi bisognerebbe pure supporre che la derivata esista. Naturalmente, se qua ci metto minore, qua le disuguaglianze si scambiano. Quindi teorema di Fermat, non è quello dell'algebra, non è il terzo teorema di Fermat. Allora, stavolta supponiamo che F vada da E a valori in R, x con 0 è un punto interno ad E, poi supponiamo che esista F' di x con 0. Poi supponiamo che F, diciamo, esiste inoltre un intorno di x con 0. Qua non ho bisogno di scrivere U intorno di x con 0, diciamo, che esiste delta maggiore di 0, scriviamo in l'altro modo perché non abbiamo mai scritto. Esiste delta maggiore di 0 tale che se x appartiene a x con 0 meno delta x con 0, f di x è maggiore di f di x con 0, minore di f di x con 0. Se x appartiene a x con 0 più delta, f di x è maggiore di f. Quindi non è la situazione di prima in cui scusate, ho detto male, così è la situazione di prima, diciamo x con 0 più delta e mettiamoci sempre la stessa disuguaglianza. Qual è la tesi? C'è stata un'attrazione modale di quello che avevamo scritto prima. La tesi è che f' di x con 0 deve fare 0. Però quello che abbiamo detto prima è utile, perché vedremo poi dei controesempi se tolgo qualcuna di queste cose. Quindi io cosa sto supponendo adesso? Io sto supponendo che la mia funzione vicina a x con 0
è maggiore di x con 0. E poi sto supponendo che in x con 0 la derivata esista. La tesi è che la derivata fa 0. Un punto del genere, poi vedremo, si chiamerà un punto di minimo locale. Però per adesso scriviamolo così e dimostriamolo. La dimostrazione è un rigo l'ho scritta qua perché conto di finirla prima di qua. Allora, io che cosa so? Facciamo il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Io so che questo limite è uguale alla derivata prima. Perché? Perché so che la derivata prima esiste. Quella derivata prima è il limite del rapporto incrementale fatto da, sia da sinistra che da destra. Quindi in particolare quello fatto da sinistra deve coincidere con la derivata prima. Però questo, guardate bene, quando arrivo in questo intorno, e in tutti gli intorni ovviamente più piccoli, il numeratore com'è? Positivo. Il denominatore? No, siamo da sinistra. Negativo. Quindi questa quantità è negativa. Quando passo al limite, il limite, qualunque cosa faccia, per il teorema della permanenza del segno, deve essere negativo o nullo. D'altro canto, se faccio il limite invece da destra della stessa quantità, fa sempre f' di x con 0, però stavolta quando sto nell'intorno x con 0, x con 0 più delta, nella parte destra dell'intorno, che mi succede? Che il numeratore è sempre positivo, il denominatore pure lui è positivo, quindi la quantità è positiva, e passando al limite la quantità deve essere positiva o nulla. Allora, f di x con 0 minore o uguale a 0, maggiore o uguale a 0, allora adesso lasciamo scritto questo, questo teorema, sia enunciato che dimostrazione, e andiamo a vedere con degli esempi che la cosa, la tesi non è vera se rimuovo qualche cosa. Allora, esempio. E uguale 0, 1, f di x uguale x. Facciamo il grafico di f, il grafico di f è fatto così. Questo è il motivo per cui non ho voluto, enunciare il teorema in questo modo e non con massimo minimo locale. Ovviamente se facevo il massimo, questo era un minimo locale, se facevo con massimo locale funzionava lo stesso il teorema, perché qua se cambiate la disuguaglianza si mettono soltanto le disuguaglianze qui e qui, ma alla fine invece di avere minore uguale a 0 e maggiore uguale a 0 avrete maggiore uguale a 0 e minore uguale a 0, sempre alla fine, sempre 0. Tuttavia adesso prendete la derivata di questa funzione, quanto fa? Il domino ho preso 0, 1, quindi dov'è che fa 1 sta derivata? No, su tutti i punti, sugli punti interni ma anche sugli estremi. Sugli estremi semplicemente il rapporto incrementale lo fate su questo estremo qui solo da destra, su questo qua solo da sinistra, ma funziona uguale. Se andate a vedere la definizione di derivata, io l'ho data in maniera tale, era solo un punto dell'insieme e di accumulazione. Adesso prendiamo il punto x con 0 per esempio uguale a 0. Questo punto è un minimo locale, questo qui è un minimo locale nel senso che esiste delta maggiore di 0 tale che meno delta
intersecato E anzi scusate io poi ho detto male qua non mi serve maggiore ma mi basta maggiore o uguale no? Siccome la disuguaglianza stretta passando al limite la perde in ogni caso quindi nelle cose del teorema e qua non dice niente maggiore stretto maggiore uguale andava bene comunque minimo locale che vuol dire che esiste un intorno tale che nei punti di quell'intorno che stanno in E allora la funzione deve essere maggiore o uguale di E. Adesso se voi andate a prendere la situazione qua vicino, i punti di E quali sono? Questi qua. E in questi punti qua la funzione effettivamente, cioè quello sarà un minimo assoluto, la funzione meno di 0 sull'intervallo 0, 1 non vale. Quindi se è un minimo assoluto sarà anche un minimo locale. Tuttavia, nel punto X con 0 la derivata quando fa? 1. Allora vedete per quale motivo non si può applicare questo teorema? Perché qua ci avevo messo x appartenente a x con 0 meno delta x con 0 più delta, non ci avevo messo intersecato E, avevo messo cioè come ipotesi che il punto fosse interno. Se il punto non è interno, il teorema non funziona, anche se il minimo è locale. È chiaro? Se lo fate nel punto 1, idem. È chiaro? Prendiamo quest'altro esempio. E uguale meno 1, 1. F di x uguale valore assoluto di x. F' di x. Quanto vale? Meno 1 se x è compreso tra meno 1 e 0. 1 se x è compreso tra 0 e 1. E non esiste se x è uguale a 0. Ricordate? Adesso io c'ho anche altro. Grafico della funzione. Ora questa funzione dovrà avere i valori più alti, meno 1 e 1. Che è, la derivata in 1 vale 1, la derivata in meno 1 vale meno 1. E lì la derivata esiste, ma il punto non è interno e la derivata non fa stare. Dove avrà il valore più basso? In 0. Ma qui la derivata non fa 0, semplicemente perché non esiste. Quindi attenzione che questo teorema normalmente si va e viene enunciato nel modo nei massimi e nei minimi locali la derivata deve fare 0. No, nei massimi e minimi locali se sono interni e se ci sta la derivata deve fare 0, ma se non sono interni o la derivata non ci sta allora non deve fare 0. Non è obbligato a fare 0. È chiaro? Questo perché normalmente voi che cosa fate? Per trovare quelli che ancora in verità non abbiamo ancora definito, ma, però insomma più o meno si è capito, ma adesso diamo la definizione rigorosa, cioè massimo e minimo locale, cosa fa? Prendete la derivata, guardate a 0 e andate a vedere i punti cosiddetti stazionari, i punti dove la derivata fa 0 si chiamano punti stazionari. I punti in cui si annulla la derivata. Allora voi prendete la funzione, prendete i punti stazionari e dici qua dentro deve uscire il massimo e il minimo locale. No, prima metti da parte, per esempio se siamo in un intervallo, prima metti da parte gli estremi, e quelli per fortuna sono solo due. Se stai sull'unione di tre intervalli, è già gli estremi non sono più due, ma sono sei. Ah, tre intervalli diciamo disgiunti. Poi fai la derivata, ti metti da parte i punti dove la funzione non è derivabile e quelli mettiamoci sono altri tre punti dove la funzione non è derivabile. Mettiamo siano solo tre, possono anche essere infiniti. Però mettiamo siano solo tre. Allora c'hai sei estremi,
tre punti dopo la funzione derivabile, nei punti restanti vale il teorema di Fermat. Quindi nei punti restanti, se la derivata non fa 0, la funzione è crescente nel punto, come avevamo visto anche prima, e quindi la funzione non è, diciamo, il punto non è di minimo o di massimo locale. Quindi i punti di minimo o di massimo locale da dove dovranno uscire? Dovranno uscire dai punti dove la funzione non è derivabile, dagli estremi oppure dai punti stazionari, da uno di questi tre insieme. Chiaro? Ok, quindi diamo adesso la definizione formale di massimo e minimo locale. Vediamo quanto tempo abbiamo. Abbiamo mezz'ora, anche qualcosa in più. Quindi, invece di dare questa definizione, e questa poi mi serve per il problema della ricerca dei massimi e dei minimi, quindi diciamo lo affrontiamo direttamente lunedì prossimo, facciamo la dimostrazione, rinunciate alla dimostrazione della terna forse più famosa dei teoremi di analisi 1, cioè Rolle e Cauchy della Lagrange. Allora, no, però mi serve prima il massimo locale. Allora, no, mi serve, siccome l'ho enunciato, ok, non mi serve la definizione di massimo locale. Allora, teorema di Rolle. Allora, supponiamo, abbiamo una funzione f definita da AB a valori in R. Poi sappiamo che esiste la derivata prima di f per ogni x appartenente ad AB. Attenzione, sugli estremi non mi interessa sapere che esiste la derivata, cioè non mi interessa, no, che se lo so che esiste è meglio, però se non esiste, diciamo, non fa niente. Però f deve essere continua su tutto AB. Ma dice, se la funzione è derivabile non è continua. Certo, nei punti interi. E su AB chi me lo dice? Quindi, se volete, io scrivo così per brevità, perché è più breve scrivere così che dire poi deve essere anche continuo in A e continuo in B. Dice, ma non facevo prima a dire che era derivabile su tutto AB chiuso, così finiva la questione. E no, perché ci sono dei casi in cui la funzione è derivabile all'interno, è continua sull'intervallo, ma sugli estremi non è derivabile, e là pure mi voglio applicare il teorema. L'ultima ipotesi è che f di A sia uguale a f di b. Quindi attenzione che queste ipotesi sono esatta, le ipotesi, diciamo, sono queste qui. Tesi, allora, esiste un punto interno psi compreso tra A e B tale che f prima di psi. Allora, il concetto è molto semplice. Se una funzione parte da un valore e, diciamo, all'inizio di intervallo, alla fine di questo intervallo arriva di nuovo allo stesso valore, da qualche parte in mezzo la derivata si deve annullare. Però nei punti interni ci deve essere la derivata, se no avete proprio l'esempio di prima, la funzione valore assoluto parte dal valore 1, quando stiamo a meno 1 vale 1, quando stiamo in 1 di nuovo vale 1, e qua la derivata non si annulla da nessuna parte, qua vale meno 1, qua vale 1, e in 0 la derivata non c'è.
Allora, come funziona la dimostrazione? La dimostrazione dice, allora ci sono due possibilità. Prima possibilità, primo caso, f di x è uguale a f di a per ogni x compreso tra a e b. Allora f prima di x è uguale a 0 per ogni x compreso tra a. Fine. Cioè la funzione è costante. Se la funzione è costante, vabbè, la derivata vale a 0 dappertutto, quindi vale a 0 sugli estremi, sui punti interni, dappertutto. Secondo caso, f non è costante. Quindi chiamiamo lambda piccolo il minimo su AB di f di x e lambda grande uguale il massimo su AB di f di x. Prendiamo lambda piccolo e lambda grande. Perché ci sono questo minimo e massimo? Perché non è pari limitato. Perché l'intervallo è chiuso, è limitato dagli intervalli, sono automaticamente limitati. E quindi? E la funzione? È continua, per ipotesi. Funzione continua su intervallo chiuso, vale il teorema di Weiss, ci sta il massimo, ci sta il minimo. Supponiamo, a questo punto, quale ipotesi entra in gioco? Per semplicità, insomma, per che lambda sia diverso da f di a che è uguale a f di b. Uno dei due deve essere diverso. Questo è il concetto, è lambda piccolo è minore di lambda grande. Perché? Se sono uguali, che significa? È una funzione costante, ma la funzione costante l'abbiamo già vista prima. Abbiamo supposto che la f sia non costante. Allora, se non è costante, minimo e massimo non coincidono. È chiaro? Allora, possono essere tutti e due uguali a questo valore qua? No, perché questo valore qua è 1. Allora, se i valori sono diversi, vedete la funzione x, minimo e massimo sono diversi. Ma siccome f di a e f di b sono diversi, siccome questa funzione f di a e f di b sono uguali, allora il massimo e il minimo sono due valori diversi. Allora, se uno coincide con quel valore comune f di a uguale a f di b, allora l'altro non coincide. Vedete? O può anche non coincidere nessuno dei due, cioè una situazione del genere. Vedete, questo è il valore f di a uguale a f di b, questo è il massimo e questo è il minimo. Ma uno dei due può coincidere, per esempio, se la funzione è fatta così, questo è il minimo, valore minimo, questo è il valore massimo, e il valore minimo coincide con f di a uguale a f di b. Ma tutti e due no. Perché f di a e f di b sono uguali, rappresentano un solo valore, mentre quelli sono due valori. Quindi supponiamo per semplicità che sia lambda grande. Allora, cosa posso dire? Posso dire che esiste xi compreso tra a e b tale che f di xi è uguale a lambda grande, ma a questo punto si può applicare il teorema di Fermat, perché è un punto interno, non può essere un punto degli estremi, perché sugli estremi la funzione non faceva lambda grande. Quindi il punto è necessariamente interno. È un punto di massimo assoluto. Quindi se andate a vedere la dimostrazione del teorema di Fermat, di base il teorema di Fermat vale, cioè f di xi è maggiore di f di x su tutti gli x, sia a sinistra che a destra. Quindi qua implica, diciamo, teorema di Fermat implica che la derivata in quel punto deve fare. È un punto intero, è un punto di massimo assoluto, quindi anche di massimo locale, si chiama anche relativo, e quindi la derivata c'è. Abbiamo usato anche un'altra ipotesi, che la derivata c'è, se no
sempre il solito esempio, funzione valore assoluto di x nel punto 0, cioè o meno valore assoluto di x, il massimo sta in 0, ma lì la derivata non c'è. Ok, e questo è Rolle. Adesso vediamo il teorema di Cauchy. Oh, il teorema di Rolle è un attimo il più articolato dei tre, quelli di Cauchy. Anche quello di Cauchy non è banalissimo, ma si tratta soltanto di gli effetti di farlo un po' più una posizione. Allora, le ipotesi quali sono? No, non sono le stesse. Stavolta di funzioni ne abbiamo due. Sulla F e sulla G le ipotesi sono analoghe, però se vedete è sparita un'ipotesi sulla F, ok? Che F di A fosse uguale a F di B, qua non mi serve. Oh, qui invece ci metto un'altra ipotesi sulla G. Per adesso ci metto questa ipotesi qua, G di B diverso da G di A. Allora, esiste un punto psi intermedio tra A e B tale che F di B meno F di A fratto G di B meno G di A è uguale a F' di psi. In realtà questa ipotesi se ne può mettere un'altra al posto di questa. Poi vediamo qual è. Allora, facciamo la dimostrazione del teorema. Dimostrazione. Allora, l'idea è voglio prendere f, una funzione di questo tipo, phi di x uguale f di x più lambda g di x. Allora, phi è chiaramente continua, lambda è un numero reale, eh? Adesso specificheremo chi è. Phi è chiaramente continua sull'intervallo, e questa è continua, la moltitudine è una costante, è continua, ci somma f, la somma di due funzioni continua, e poi sappiamo anche che esiste la derivata per ogni x appartenente da b per gli stessi motivi. È una combinazione, quello che vedremo in analisi 2, si chiama combinazione lineare di due funzioni derivabili ancora. Allora, l'idea qual è? Vorremmo applicare a phi il teorema di Rolle, se no che l'abbiamo dimostrato a fare. Se volete applicare, dovete applicare qualcosa che avete dimostrato prima, no? Qualcosa che avete dimostrato prima. Quindi, cosa imponiamo? Per vedere per quale lambda posso applicare il teorema di Rolle, andiamo a imporre phi di A uguale phi di B. Ma questo vale se e solo se f di A più lambda g di A, qua la parentesi non mi serve, è uguale a f di B più lambda g di b, se e solo se, scriviamo un po' più stretto,
lambda GDP, se e solo se lambda quanto fa? E lambda fa meno GDP, FDB, scusate, meno F di A fratto GDB meno GDA. Allora vedete, lo faccio qua e poi lo cancello, viene F di A meno F di B uguale lambda per GDB meno GDA. Ho portato quello che contiene lambda, l'ho portato a destra, e quello senza lambda l'ho portato a sinistra. Poi divido per GDB meno GDA, cambio segno al numeratore e ottengo questa quantità. Quindi segniamoci questo valore di lambda. Quindi se lambda è questo valore qui, io posso applicare il teorema di Rolle. Applico Rolle, applico il teorema di Rolle e che cosa ottengo? E ottengo che esiste un punto xi tale che F primo di xi più lambda g primo di xi è uguale a 0. Ah, scusate, qua non dovevo scrivere questi posti, dovevo scrivere quest'altra ipotesi. G primo di x diverso da 0 per ogni x appartenente ad B. Mi sono bruciato. Allora, siccome g primo di xi è diverso da 0 per ipotesi, allora ricavo lambda da qui e trovo lambda uguale meno lambda uguale f' di xi fratto g' di xi. A questo punto mi ricordo chi era meno lambda e scrivo che questo è uguale a f di b meno f di a fratto g di b meno g di a. Allora ripeto, l'ipotesi era questa qui, che poi vediamo si può sostituire con un'altra. Faccio tutto questo ragionamento e arrivo a dire che questo è uguale a meno lambda, che era uguale a questa roba qui. Però qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma tu quell'ipotesi la devi aggiungere a quella di prima, perché tu hai usato anche che GDB fosse diverso da GDA. No, questo non l'ho usato. Perché se GDB, lo faccio qui dentro questo ragionamento, se GDB era uguale a GDA, a chi si poteva applicare anche il teorema di Rolle? Alla funzione G. La funzione G è continua, è derivabile nella parte interna, sugli estremi ha lo stesso valore, sì. Allora esisteva un punto, chiamiamolo con una lettera diversa, chiamiamolo y, tale che, diciamo y compreso tra a e b, tale che g' di y faceva 0, e questo era assurdo. Per quale motivo? Perché la derivata era diversa da 0 in tutti i punti. Quindi questo era il motivo per cui gdb meno GDA era diverso da 0, e quindi qua potevo dividere. Alla fine invece mi serve l'ipotesi, per poter dividere mi serve l'ipotesi che G' sia diversa da 0, e quindi quell'ipotesi là serve. L'altra, quella che ho scritto prima, no, perché è, diciamo, contenuta indirettamente in questa ipotesi qua. Quindi fine della dimostrazione. In verità, perché mi sono impicciato prima? Perché stavo riflettendo che questa ipotesi qua si può formulare anche in un modo diverso, si può formulare un'ipotesi diversa al posto di questa qui. L'ipotesi è GDB diverso da GDA, e però ci dovete mettere anche F', scusate,
f' di x al quadrato più g' di x al quadrato maggiore di 0. Ok? Cosa dice questa ipotesi qua? Dice che la f e la g non si la f' e la g', scusate, non si annullano nello stesso punto. Perché dice la somma dei quadrati di questa derivata e quest'altra derivata è maggiore di 0. Allora, se l'unico caso in cui questo può essere uguale a 0 è che fa 0 sia questa che questa. Quindi in questo caso farebbe 0, quindi se evitiamo questo caso, questo è sempre maggiore di 0. Quindi dire che questo è maggiore di 0 equivale a dire che la f' e la g' non si annullano nello stesso punto. Allora, la dimostrazione procede esattamente come prima. L'unica cosa che cambia è perché quando arrivo qua posso dividere? Il problema è sempre lo stesso. Quando arrivo qua, perché posso dividere? Per cosa devo dividere? Se voglio ricavare lambda, per cosa devo dividere? Per g'. Allora, se devo dividere per g', o sono sicuro che g' è sempre diversa da 0, vabbè, è il caso di prima. Oppure dico, allora, pensiamo che io non posso, supponiamo che io non possa dividere, allora g' deve fare 0. Ma se g' fa 0, lo sostituisco qua, anche f' fa. Ma questo contraddice questa ipotesi, quindi non è possibile. Allora g' è diversa da 0 e posso dividere. È chiaro il discorso? Se volete lo ripeto. Stavolta non ho quell'ipotesi di prima, ma ho queste ipotesi qua. Queste due ipotesi, questa e questa. Allora, qui posso dividere per la prima ipotesi. Quando arrivo qua, perché posso dividere? Io, affinché per dividere, devo dividere per g' di x. Quindi quello che mi serve è g' di x diverso da 0. Ma dico, beh, se non ci voglio mettere proprio g' diverso da 0, perché io non lo so dove va a cadere xi, quindi come faccio a scrivere, non posso dire a posteriori g' di xi diverso da 0? Io che ne so il teorema quale xi prende, devo, se lo voglio dire a priori devo dire g' di x diverso da 0 dappertutto. Oppure posso cavarmela dicendo, se le due funzioni, la derivata non si annulla negli stessi punti, e questo si può controllare a priori, no? Se g' fosse uguale a 0, anche f' dovrebbe essere uguale a 0 nello stesso punto. E questo non è po'. Quindi è assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Da aver supposto che g' di x fosse 0. E a questo punto effettivamente posso dividere. In questo caso quindi io ho questa ipotesi, semplicemente devo controllare che g di b e g di a non siano, per poter applicare il teorema, non siano la stessa quantità, ovviamente, altrimenti la formula finale non la posso neanche scrivere, questa è quasi un'ovvietà. E la seconda cosa che devo controllare è che le funzioni f e g, non si, le derivate non si annullino negli stessi punti. In quel caso, anche se la g ha dei punti dove la derivata è nulla, chi se ne importa, il teorema si applica lo stesso. È chiaro? Va bene, quindi questo è il teorema di Cauchy. Fatemi fare anche il corollario, c'è il tempo, quasi 10 minuti. Il corollario del teorema di Cauchy è il teorema di Lagrange. Allora, teorema di Lagrange. Se f è una funzione da a b a valori in R, f è
continua su tutto AB ed esiste f' di x per ogni x appartenente alla parte interna AB, allora diamoci un punto piuttosto che la famiglia. Allora esiste un punto xi interno, quindi xi compreso tra A e B, tale che f' di xi è uguale a f di b meno f di a fratto b meno a. Semplicemente qui potete applicare il teorema di Cauchy prendendo come f la f e come g la funzione x. No, no, dimostrazione. Applichiamo Cauchy prendendo g di x uguale x. Se prendo g di x uguale x, g' è uguale a 1, quindi sicuramente il teorema di la funzione è derivabile dappertutto, quindi sicuramente il teorema di Cauchy è applicabile. Allora qua, quando andate a scrivere il teorema di Cauchy, la tesi del teorema di Cauchy che vi viene f' su g', ma g' vale 1 e non c'è. G di b meno g di a quando viene? Viene b meno a. E quindi semplicemente è esattamente il teorema di Cauchy calcolato con la funzione, applicato con la funzione g di x uguale x. Oppure applicare Rolle con la funzione f di x più anzi meno f di b meno f di a fratto di meno. Provate e vedete che la funzione ha gli stessi valori in A e B, ma sostanzialmente è un trucco questo, no? Perché è come sempre come applicare Cauchy. Vi ricordate, lambda era questa roba qui, e quindi fate come vi pare, o applicate Cauchy in questo modo, applicate Rolle in questo modo. È meglio applicare Cauchy perché non mi devo ricordare la costante da scrivere qua. Però come lo faccio? È un corollario in realtà di tutti e due. Il che è vero sempre che sia anche corollario di Rolle, perché però corollario vuol dire conseguenza immediata e diretta, quindi se applico Cauchy vedo che è una conseguenza immediata diretta di Cauchy, non vedrei che sia una conseguenza immediata diretta di Rolle, però se ci metto sta costante qua vedo subito che è una conseguenza immediata diretta anche qua. Semplicemente va bene. Allora abbiamo dimostrato sta terna Rolle Cauchy e Lagrange, teoricamente avremmo 4 minuti ancora. Vabbè, però alle 2 in punto qua.